Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in Divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio Road to Glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Timo Play, oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory a modalità Dream Team di Football 2024. In questo nuovo video andremo a testare un nuovo giocatore gratuito, un difensore centrale pazzesco, con statistiche assurde. Secondo me questo ha il potenziale per essere il difensore centrale gratuito più forte che hanno dato finora. Quindi, se vi interessa l'argomento, mi raccomando, guardate tutto il video. Ragazzi, vi chiedo almeno 80 mi piace per avere subito un nuovo episodio di questo Road to Glory dove provo un altro giocatore, magari anche gratuito. E non dimenticate ovviamente di lasciare anche l'iscrizione con la campanella attivata per essere sicuri di non perdere tutti i prossimi episodi. Eccolo qui il giocatore che voglio provare quest'oggi, De Ligt, sviluppo, una bestia ragazzi, che hanno regalato proprio ieri grazie alla campagna di Halloween. Inutile che vi mostro la build perché in questo caso non è sempre così, si tratta di una build automatica perché secondo me in questo caso, ripeto, non è sempre così, è la migliore. Comunque, questa è la situazione attuale, io non ho giocato nemmeno la partita di debutto in Divisione 1, quindi andiamola a fare insieme. Avversario trovato ragazzi, mi vado chiaramente a coprire gli occhi per non farmi influenzare dalla divisione dell'avversario. Ok ragazzi, noi rimaniamo così, siamo in forma, diciamo, tutti i giocatori sono ok. Questo è il team del nostro avversario e andiamo in campo. Siamo in campo ragazzi, primissima partita dell'episodio. Andiamola a vincere, cerchiamo di fare bene, prima partita del giorno anche, eh. Meglio. Bella. Upla. Ha mosso il portiere ma l'ha mosso male ragazzi. Io non sono rientrato, sono andato direttamente col sinistro. È 1-0. Dai, meglio, Simu. Gertruida. Poi sbaglia il passaggio. Dai, tutto a corpo storto, sto cross in mezzo. Vabbè, colpa mia che non ho spazzato, sto rincoglionito ancora. Ho fatto quel passaggio marcio con Gertruida. Dovevo decisamente spazzare invece. Bravo, raga. Oh!
De Ligt. No. No. Dai, dai, che fortuna. Come fa a uscire così senza perdere la palla? Due a uno. Dai, dai, dai. Importante l'1-2 all'indietro, così va fatto ogni tanto. Ogni tiro che fa è gol, mannaggia la miseria. Dai, con che facilità. Ma che fortuna! Gli era andato in porta, eh? Autoblock gli ha preso quel pallone. Aspettavo un lancio migliore, eh. Bello. Di prima. L'unico modo lì era tirare di prima, raga. Dai. Via. Via. Anzi, restiamo con le tacche giù che è finire del primo tempo. Fuori, 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 fuori. No, è bravo comunque, eh. A voglia. No, se mi entrava la crocchetta là. Primo tempo ragazzi, 3-2. Andiamo al secondo. Bella partita comunque. Equilibratissima, tre tiri io, tre tiri lui. Lui tiene un po' di più la palla, ma leggermente, 4% in più. Dai Simone, lo sai che te la prende così. No, fai la crocchetta, mannaggia. Con raddoppio mi è riuscito a fermarla.
La micia, dai, scendi! La micia che si mette sul computer, ragazzi. È una tragedia. Me lo spegne, prima o poi me lo spegne. È bravissimo ad usare il raddoppio. Non tutti lo sanno fare, raga. Tipo, io non difendo quasi mai con raddoppio. Preferisco, anche se la mia difesa è efficace, però preferisco non utilizzarlo. Meno male, dovevo spazzare. Sono andato di nuovo con la X, non sto spazzando in questa partita. Stiamo bene per adesso. Per adesso stiamo bene. Sostituzione per l'Inter. Numero 14. Dai, dai. Numero 11. Numero 22. Numero 23. Lasciano il campo per il numero 21. Il numero 18. Il numero 13. Il numero 8. Attenzione. Fallo su Digno. No. Il manuale spazza. Stavo pensando se buttarlo giù o no. Alla fine ho preferito di no. Vai Rummenig. Vai Rummenig. E andiamo Rummenig. Provato a muovere il portiere, ma era ben messo il mio pallone. Qui sta sempre così. Forza fresca per De Ligt, dai. Anche se ha giocato benissimo finora, un sacco di anticipi. Però ci sta il difensore fresco, dai. Mannaggia. Via. Quanti interventi che fa Fabinho comunque lì in mezzo, eh? No, che di tacco Maradona. Di tacco è andato Maradona. Vabbè, giustamente Maradona se lo può permettere, però qua ha sbagliato. Siamo con le tacche giù, mancano praticamente 10 minuti alla fine. Ui.
No. No, non sono riuscito a calciare, peccato. Fabinho. Bello, 4-3. Lui è fortissimo, raga, è fortissimo. Io l'ho detto fin dall'inizio. Dai, da dietro mi ha recuperato. Via. Ci saranno 3 minuti di recupero. Bandierina. Finita, finita. L'ho portata a spasso alla bandierina. Fortissimo lui, gli faccio tanti complimenti, veramente fortissimo, però ce la siamo portati a casa. Vediamo un po'. 20 punti. Ed era un... Beh, divisione 3 adesso, perché evidentemente è iniziata adesso. Siamo a 6 giorni dalla fase, ricordo a tutti, ragazzi. Dall'inizio della fase, fase che durerà 2 mesi, fino a dicembre. E lui è un ex divisione 1 top 2000, top 1800, quindi tanta roba, veramente forte. Sta ritrovato, ragazzi, mi vado a coprire gli occhi anche in questo caso. Vediamo un po' chi sarà il secondo sfidante. Ah, noi abbiamo Fabinho giù, ma io mi sono portato Edmilson, che è un collante che può fare sia il mediano che il difensore centrale. E lo vado a mettere proprio lì. Non è basso, è 1,86 m, quindi si può utilizzare. Questo è il modulo del nostro avversario. E io gli vado a mettere delle belle marcature per adesso. Terzino sinistro sul CLD, terzino destro sul CLS. E andiamo a giocare. Siamo in campo, ragazzi, seconda sfida dell'episodio. Vediamo di vincere anche questa, dai. Sempre De Ligt in campo. Questa volta non c'è il buon Fabinho, però. Stavo per passare, raga. Quello è il passaggio buggato dopo la crocchetta. No. Bravo. Fallo. Parlo poco, ragazzi, perché sono concentrato, scusate. Chiaramente devo poter vincere anche questa, assolutamente. Bisogna vincerle tutte, o la maggior parte. Questo trotterella, tiene la palla. Tira. Madonna. Rodriguez.
Dai, dai, va bene così. Cerca il fallo, raga, lui lo cerca. Fa con la levetta, gira intorno e fa questa cosa che a me dà fastidio, però giustamente è utile. Delict. No, da Cruyff dovevi tornare. Dai. Non volevo andare da Cruyff, volevo tornare da Rummenig. Tutto chiuso, tutto chiuso. Tutto completamente chiuso. È un attendista, eh? E allora non riesco a fargli il contropiede. Gioca bene. È arrivato. È arrivato il contropiede. Però gioca bene. Fa quel gioco che io soffro personalmente. Ora dobbiamo vedere se si scopre un pochettino. Falla di prima. Fine primo tempo. Dai, dai, stiamo spingendo. Dai, dai, ce lo mangiamo. Stiamo spingendo. Dai. Amici è sul computer, ragazzi. Speriamo non lo spegni. Vediamo un po' che sta facendo. Le marcature dovrebbero essere sempre corrette. Sì. Dai, su. Attenzione, una sostituzione. Ok. No, meglio. Cacchio. Non lo so perché sta spazzata bruttissima del portiere.
Matt Milson, non male. No, devo andare più avanti. Dai, l'amica, scendi, che non tanto mi fido. L'ho fatta scendere, raga. Oh, stavolta stava entrando. Si aspettava una skill, si aspettava un dribbling di levetta, che invece ho tirato. Stava entrando. Via, via. Dai, siamo meglio. La fluenza di quest'oggi è di 80.607 spettatori. Rigore, 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 perché si gira, è bravo. Solo questo fa alla fine. Si gira con la levetta. Non è che fa altro. Simpatico, molto simpatico, bravo. Occhio che cerca il rigore, eh. Mamma mia, che stava succedendo, ragazzi. Però sono ancora scioccato da quello che stava succedendo vicino al mio portiere. Ah, ma cambio di giocatore. Devo fare dei cambi. Cioè no, dei cambi. Sì, anche dei cambi, però devo giustamente prima fare dei cambi e poi aggiustare le marcature. Ha fatto o no? Ancora sta facendo. Io ho messo marcatura a Messi di là e a Kvara dall'altra parte. Dai. Sostituzione per Roma. Numero 7. Numero 8. Numero 20. Messi. Numero 15. Numero 18. Lasciano in campo per il numero 13. Il numero 6. Il numero 11. Il numero 39. No, bene, l'ultimo passaggio. Attenzione, un cambio.
Fallo, fallo su Totti. Bene sto pallone. Rigore. Quello è il rigore. No! Credevo che facesse il passetto in avanti. Ci saranno 3 minuti di recupero. Non permette di spazzare bene il gioco, eh. Dai. Finisce così. Dai, fischia. Fischia. 2-1. Mamma mia che sudata contro questo, raga. Non era bravo, secondo me. Non era tanto bravo, raga. Era molto fortunato, secondo me. Molto fortunato. 30 punti. Era un divisione 1. Eh sì, era un divisione 1. Avversario trovato, ragazzi, mi copro gli occhi. Vediamo chi sarà il prossimo sfidante. Ok, ragazzi, noi rimaniamo così. Questo è il modulo del nostro avversario. Per adesso non metto marcature, non metto niente. C'ha quasi tutto l'Inter in campo. E vediamo che succede. Siamo in campo, ragazzi. Terza partita dell'episodio. Cerchiamo di vincere anche questa. De Ligt top, cioè De Ligt è da far rimanere in campo, raga, comunque. Che è fuori gioco? Va buono. È di prima. Oh, è liscio.
Madonna! Sono riuscito anche a passare! Incredibile! Lui è fortissimo comunque, si vede. Dai, 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 continuiamo ad attaccare, dai. Fortissimo, raga. Mamma mia, che palla. Mamma mia, che palla che gli ha dato. Niente, non ne usciamo, eh. Niente, devo spazzare. Ma dai, è una bestia, Niente, è impenetrabile, credetemi. Dai, madonna, sempre lui li vince i contrasti, sa? Uff, 0-0 al primo tempo. Mamma mia, è una bestia, eh. Attacca proprio in una maniera. Mamma mia. Dai, dai, dai. Ma io non capisco perché. Ah. È impressionante, cioè io non riesco a frogarlo manco di levette. Non me lo selezionavo. Via. Non riesco a fare un passaggio.
Assurdo, raga. È clamoroso per quanto è forte. Mamma mia. In difesa è una cosa che all'inizio mi ha parato le... davanti al portiere. Mamma mia. Sono riuscito a passare diverse volte all'inizio. Adesso non sto più riuscendo a muovermi. No, a passare, a muovermi. Appena la palla me la toglie, subito. Mamma mia. Un po' più di tecnica, dai, Pirlo. Mamma mia. Sostituzione per la Roma. Numero 7. Numero 20. Messi. Si chiama Muro. Infatti di nome, mo me ne sono accorto. Lasciano il campo per il numero 24, Pirlo, il numero 11, il numero 23, Ronaldinho. Fuori gioco, è anche di molto. Attenzione, la sostituzione. Ah no, nemmeno di tanto invece. No. Era l'unico modo per provare a passarlo, eh. Fallo. Niente, non me lo dà il fallo. Dai Simo, dai, lo recuperi, dai. Manuale me l'ha preso. Ma questo sarà top 10, top 20. Non incontravo uno così forte da non so quanto. No, perché di testa? Non è fallo, non è fallo. Dai, 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 dai. Impassabile, raga. Vai.
Bravo. Bravo. Bravo e fortunato anche perché è l'autogol. Però veramente un livello assurdo. Partita equilibrata, come vedete. Brucia tanto, sto rosicando, raga. Sto rosicando perché avrei potuto vincere io tranquillamente, ma proprio tranquillamente. Mi toglie 25 punti. Cioè non era manco, adesso è 1444esimo, ma è un top 7000. Non so perché era così forte, raga, alle volte si trovano. Bisogna accettare che il gioco è così, alle volte si trovano player che sono, che magari non giocano, che sono top 10000, che sono delle bestie, proprio fortissimo, proprio fenomenale, mamma mia. Beh ragazzi, io direi che per questo video può bastare così. Fatemi sapere chiaramente nei commenti che ne pensate delle tre partite che avete appena visto. Io faccio i complimenti come sempre a tutti i miei avversari. Per quanto riguarda De Ligt, un giocatore eccezionale, fortissimo su tutti i palloni, quindi super consigliato, confermo, secondo me è il difensore centrale gratuito più forte che hanno dato finora. Come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, un saluto dal vostro Simo Play. Bella ragazzi! Words to my actions, magic in my eyes, never ends.